Sgomento, preoccupazione, ma anche incredulità. Scene del genere, del resto, non si erano mai viste in una zona centrale davanti agli occhi di tanti bambini. Un vero e proprio agguato, un morto e una persona in gravissime condizioni. Diversi gli interrogativi, diverse le domande che abbiamo girato ad amministratori, politici e rappresentanti dei commercianti. Cominciamo dal sindaco Carlo Masci. Io faccio l'appello alle forze dell'ordine, agli organi periferici dello Stato, allo stesso Ministero degli Interni, perché occorre più personale sulla strada di forze dell'ordine che controllino il territorio, perché Pescara non è una città di 120.000 abitanti, Pescara è una città dove gravitano ogni giorno 300.000 persone e occorrono persone e forze dell'ordine che la controllino con i numeri necessari. Nei giorni scorsi abbiamo fatto un incontro in prefettura in cui si è parlato proprio del controllo del territorio e di fronte alla richiesta di più forze dell'ordine il questore ha detto: ma io metto in campo tutto quello che ho e non ho molto personale rispetto a quello che servirebbe, quindi occorre un intervento serio, concreto e definitivo da parte del Ministro degli Interni. Bisogna rafforzare i controlli sul territorio perché Pescara non è una città che può essere scenario di questi episodi. Non è più tranquilla Pescara? Ma Pescara è una città tranquilla, i fatti di cronaca escono dal quotidiano, purtroppo un fatto di cronaca gravissimo, si spera che le forze dell'ordine riescano a portare a termine le indagini e assicurare la giustizia agli autori di questo feroce crimine. Chiaramente lascia il segno in ogni amministratore una grossa vicinanza a coloro che sono stati colpiti, alle loro famiglie. È una grande preoccupazione per chi oggi amministra la città, una città che sta chiaramente crescendo e crescendo ha con sé tantissimi problemi, anche i problemi purtroppo legati a questi episodi. Qual è il vostro stato d'animo? Beh, ogni momento, ogni episodio non piacevole turba sempre tutti, turba i cittadini come turba i commercianti. Cerchiamo comunque di andare avanti e di fare quello che è possibile fare per la nostra città. Non c'è paura? Cerchiamo di comunque superarla e andare avanti chiedendo maggiore sicurezza. Pescara non è più tranquilla? No, Pescara sembrerebbe non più tranquilla, però io penso che sia tranquilla questa città, bisogna solo riportarla a quello che merita questa città, cioè che Pescara è una città geograficamente invidiata da tutti. Episodio isolato secondo lei? Sì, secondo me è un episodio isolato, Pescara secondo me è ancora tranquilla. C'è preoccupazione dopo quello che è successo ieri sera? Preoccupazione c'è. Perché io penso che Pescara si stia in qualche modo internazionalizzando e sono eventi che accadono purtroppo nelle grandi città, però credo comunque che non sia un caso che potrà ripetersi, ma semplicemente un caso isolato.